Un saluto a tutti i telespettatori. La buona politica non si è fermata anche in questo momento di grande difficoltà per questa emergenza davvero terrificante, qual è questo Covid-19. Abbiamo lavorato, il governo Musumeci ha continuato a portare avanti una progettualità che è importante e strategica. L'assessore Falcone, l'assessore alle infrastrutture, ha dimostrato davvero grande attenzione verso il nostro territorio. Dopo i finanziamenti che sono arrivati per la messa in sicurezza dei porti a Marettimo e a Favignana, abbiamo sistemato anche una banchina a Pantelleria, è arrivato il finanziamento per rimettere in sesto la barriera curvilinea al porto a Marsala. Proprio ieri, sentendo l'assessore Falcone, poiché purtroppo i privati hanno di fatto, non potranno definire la loro progettualità, vediamo se il pubblico riuscirà ad incamerare anche la realizzazione di questa parte di opera. E per quanto riguarda Selinunte, arrivano davvero buone notizie. L'altro ieri è arrivato il parere di igiene pubblica del distretto di Castelvetrano, azienda sanitaria provinciale di Trapani, finalmente sono arrivati tutti i pareri. E questa settimana sarà emanato il decreto di finanziamento di 750.000 euro che consentirà di sistemare davvero il porto a Selinunte e creare una struttura degna di questo nome. Fatto il decreto, è evidente che si procederà per quanto concerne la gara, ci sarà l'attribuzione provvisoria, purtroppo la burocrazia non finisce mai di rincontrarci. Dopodiché ci sarà l'assegnazione definitiva e quindi tenendo conto di questi diciamo adempimenti di legge previsti, io penso che nel settembre del 2020 finalmente potranno iniziare i lavori a Selinunte. Il sogno diventa realtà, la marineria selinuntina, la più importante come pesca artigianale della Sicilia, finalmente riesce ad aver realizzato quest'opera che avevano inseguito davvero da decenni. E quest'opera non è soltanto importante ai fini della pesca, ma viene inquadrata, inserita in un'ottica più complessiva di sviluppo turistico e produttivo di una parte di provincia importantissima. Ricordo che a Selinunte esiste il parco archeologico più grande d'Europa. Onorevole, prima di salutarla molto velocemente, avrà sentito sicuramente le novità annunciate ieri sera dal Premier Conte in merito alla ripartenza, alla fase 2. Cosa ne pensa? Sarebbe stato meglio non sentirle, più che una ripartenza, secondo me è un tornare indietro. Davvero è preoccupante l'atteggiamento di questo governo rispetto all'emergenza sanitaria che oggi è diventata anche emergenza economica. Non capire che bisogna fare partire le aziende è qualcosa di inconcepibile. E gli italiani che sono stati davvero in gamba hanno dimostrato un senso civico notevole per quasi 50 giorni. Siamo rimasti a casa. Ora serve però ripartire. Assolutamente non bisogna uccidere le piccole e medie imprese che sono il tessuto produttivo dell'intera economia italiana. Bisogna aprire, evidentemente con cautela, evidentemente rispettando le prescrizioni sanitarie, quindi la mascherina, i gel igienizzanti, la distanza tra le persone, il divieto assoluto di assembramenti. Ma non comprendo perché non fare aprire già dal 4 maggio tutte le attività commerciali, i negozi. È assurdo pensare che i bar e i ristoranti devono continuare ancora per altri 40 giorni, rimanere fermi. I parrucchieri è una categoria che stanno massacrando. Vorrei capire qual è la differenza tra avere una mascherina su un autobus rispetto ad avere la mascherina ad andare in un parrucchiere a tagliarti i capelli, per esempio. Oggi, ma questo basta leggere un semplice manuale di economia politica, economica, il problema è che si fa un danno allo Stato. Lo Stato può pagare le pensioni. Lo Stato può garantire i servizi alla salute, allo studio, ai trasporti, solo se c'è un'impresa che lavora, produce e paga le tasse, se ci sono cittadini che pagano le tasse. Quindi noi come Forza Italia, il Presidente Berlusconi è stato da questo punto di vista davvero uno statista, ha detto che in questo momento bisogna abbandonare le esigenze di partito e stringersi attorno alle istituzioni. Lo abbiamo fatto, però penso che dopo questa scelta
di Conte, che di fatto non ha avuto il coraggio di riaprire il paese, io penso che qualcosa bisogna fare. Non penso che con questo governo ci siano le condizioni per poter rilanciare il paese in un momento così delicato sotto l'aspetto, ripeto, sanitario da un lato, ma fortemente sotto l'aspetto economico dall'altro lato. Grazie per il suo contributo, onorevole, buon lavoro, buona giornata. Grazie, buon lavoro anche a voi, un abbraccio.